Della Ternana, pareggio della Regina, Bari che vince e vince anche convincendo, soprattutto sul piano del gioco. No, a me interessa solo che Bari vince e soprattutto che tiri fuori prestazioni di alto livello, perché è il momento cruciale. Da qui a fine aprile ci si gioca tutto e quindi noi ci dobbiamo arrivare in crescendo. Abbiamo le idee chiare da fare in campo e i ragazzi oggi sono stati eccezionali, hanno tirato fuori una prestazione di grande attenzione tattica, di grande qualità sotto l'aspetto tecnico, partita pulita, abbiamo concesso poco, quindi faccio i complimenti veramente alla squadra. Mister, due prime volte, la Ribi e Scavone, una sedicesima di Antenucci sempre più fondamentale. Sì, questa è una squadra che ha delle ottime individualità, Scavone ce l'aspettavamo già da prima, magari perché proprio il gol di oggi è il suo classico gol. È chiaro che c'è da segnalare il gran cross di Ciofani, però gli inserimenti erano qualche cosa che aspettavo da tanto, oggi sono contento che sia arrivato. E la Ribi poi si è calato molto bene dentro lo spirito di questa squadra, in persona proprio, diciamo, quello che si vuole, e meritava proprio questa grande soddisfazione. Ha fatto un gran gol, ha calciato veramente bene. E dico sempre, ne abbiamo diversi di tiratori, dobbiamo guadagnarne qualche punizione in più, perché può essere anche un'altra arma a nostra disposizione. Qualcuno in tribuna sorrideva, ma nel modo più positivo del termine, vedendo Ciofani che spingeva di più di Costa. Io di Costa lo sto apprezzando tantissimo in questo momento qua, perché si è calato nello spirito giusto del ruolo, perché è chiaro che non può fare l'attaccante, non può sempre andare. Lui deve bilanciare le forze con Ciofani. Oggi secondo me si sono alternati molto molto bene. Costa è stato molto efficace nella fase difensiva, che per un terzino è indispensabile, perché chiaramente di lui si apprezzava molto le folate, i cross, la gestione della palla, però in questo momento qua lo sto apprezzando in fase difensiva, che è quello che di cui lui ha bisogno. Si deve far conoscere anche come difensore arcigno. Oh mister, lei ieri aveva chiesto alla squadra certe caratteristiche, una certa determinazione. Che risposte ha avuto oggi? Oggi è stata proprio una risposta giusta da parte della squadra, che se andiamo a vedere ci sono state delle attenzioni che magari in altre partite non abbiamo avuto, sia nella fase del non possesso, perché la squadra era sempre corta, sempre bella aggressiva sulla palla, ricomponevano velocemente. Oggi ho visto gli attaccanti che bene o male si mettevano sempre nelle distanze giuste sul blocco squadra, e poi abbiamo mostrato anche velocità di palleggio nel primo tempo, idee chiare sui movimenti sulla fase di sviluppo, e oggi insomma è una partita bella da parte nostra.